Si chiama Nunzio Liguori, il nonnino che in questo video, con disinvoltura, si accinge a tagliare della legna. Da tutti conosciuto come Natino, è lo storico titolare che negli anni passati ha gestito il Baranna insieme a sua moglie Rosa, attività presente nella centralissima piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, che ora è portata avanti dai figli Pasquale e Maria Grazia. Natino oggi spegnerà 100 candeline. Instancabile lavoratore, ci racconta attraverso un'intervista alcuni momenti della sua vita passata, sottolineando come con umiltà e onestà si possono ottenere le migliori soddisfazioni e come fin da piccolo, a causa della perdita del papà, Natino si sia dovuto rimboccare le maniche e andare a lavorare, in un'età dove il gioco e il divertimento dovrebbero caratterizzare la vita di ogni bambino. È quello che io ho lavorato sempre da piccolo, da 12-13 anni e già lavorava, già portava qualcosa a casa. Perché perso mio padre, eravamo piccoli, mia mamma non ce la faceva più. Io a 12 anni andai a lavorare alla fornace dei mattoni, a 12 anni. Si doveva correre sempre per buttare la macchina che faceva i mattoni. Se li buttava, perdeva la ditta. Allora noi due eravamo 10-15 ragazzi con quel carriolo, si correva sempre. E quello fu il lavoro più difficile per me. Difficile in che senso? Di stanchezza. Ci sono gente, mia madre, quando andava a casa, scusate che siete donna, mi spogliava, mi faceva una lavata tutta da destra a sotto, perché era troppo sudato, era tutto rosso, perché si correva sempre. Il segreto dunque di nonno Natino, che oggi lo vede spegnere 100 candeline, è sicuramente quello di aver formato il corpo attraverso il duro lavoro che negli anni ha svolto, mentre per quanto riguarda l'alimentazione ci racconta di preferire la polenta che amorevolmente gli viene preparata dai suoi cari, accompagnata da un buon bicchiere di vino. Signor Natino, ma lei che cos'è che mangia oggigiorno per essere così in forma? Ah, che mangi quello che mangio da loro! E cioè? Pasta asciutta, minestrone, non so, a me quello che mi piaceva assai era la polenta. Ah, e ve la fanno la polenta? Ma ogni tanto me la fanno, giustamente me la fanno. C'è mia nuora che me la fa, c'è mia figlia, tutti. Io sono figlio, è uno che lavorava con i vini e portava sempre il vino a casa. Noi eravamo piccoli. Con tutto ciò che eravamo piccoli, papà ce lo faceva assaggiare. E lui lavorava e il vino fa bene alla salute, però non so oltrepassare la regola. È giusto? Fare quello che è abbastanza sufficiente, un bicchiere. Non sono mancate parole dolci ed emozionanti per i suoi figli, nipoti e pronipoti, per tutto l'affetto che ogni giorno gli dimostrano. Loro devono lavorare con calma e con onestà. L'onestà è la prima cosa. Io voglio lasciare qualunque ricordo a tutti i miei figli, i miei nipoti, i miei nipotini che verranno ancora domani. E io li ringrazio e li voglio tanto bene a tutto ciò che loro mi stanno facendo. Auguri, caro nonno Natino, che la gioia e l'emozione dei tuoi occhi nel raccontare il tuo passato, nonostante le difficoltà, possa essere d'esempio a tutti coloro che ti ascolteranno.